ragazzi devono entrare in sicurezza all'interno delle scuole. Io ho sentito purtroppo quando sento in televisione tutte le belle cose che si dicono, quindi che entro settembre bisogna aumentare gli spazi perché c'è bisogno del distanziamento sociale. Quel distanziamento sociale previsto nell'ultimo decreto è di 2 metri quadri. Dovete sapere che già la legge prevede che per gli studenti degli istituti superiori un distanziamento di 1,96 metri quadri. Quindi vuol dire che a livello di misura di metri quadri è cambiato un bel po'. Quindi che cosa bisogna fare in queste poche settimane? Che davvero si tratta di pochissime settimane. Efficientare e razionalizzare gli spazi già esistenti all'interno delle scuole. Che se noi pensiamo di fare all'esterno delle tendostrutture, ma cosa servono queste tendostrutture? I ragazzi vanno a fare lì sotto, vanno a fare didattica lì sotto, poi d'inverno come facciamo? Se tira vento come facciamo? C'è un qualcosa veramente di irrealizzabile, si sprecano solo soldi. Quindi la cosa da fare è quella di efficientarlo, così come abbiamo qui che la casa del custode è stata recuperata per farci all'interno un museo. Noi molte case dei custodi, dove ormai è una figura che all'interno della città metropolitana è andata a svanire col tempo, e li abbiamo utilizzati già nel corso degli anni scorsi, quindi non solo adesso, perché è un'attività che noi stiamo facendo da diversi anni, quella di recuperare sia le case dei custodi per farci all'interno degli uffici, per farci all'interno degli archivi, quindi liberare spazi all'interno della scuola per utilizzarle come aula. Questo è quello che materialmente si può fare. Altre cose, purtroppo, diciamo qualcosa che si realizzerà tra qualche anno, perché nel breve termine questo è quello che bisogna fare. Un'altra cosa che bisogna fare, con il pericolo che ci potrebbe essere un ritorno dell'epidemia dopo l'estate, è quella lì di potenziare le reti internet all'interno delle scuole. Quindi questo perché altrimenti si intasano le reti e quindi non, i ragazzi non riuscirebbero a fare, mi auguro, che per brevissimo tempo la didattica a distanza. La terza cosa è quelli dei banchi monoposto. I banchi monoposto, noi come città metropolitana, in via ordinaria per quest'anno, già abbiamo espletato una gara, già abbiamo contrattualizzato 750.000 euro di acquisti per arredi, soprattutto per banchi monoposti e sedi. In regime ordinario questo importo andava bene, ma adesso ovviamente non può andare bene. E noi con i fondi PON dati dal Ministero, dovete sapere che come città metropolitana abbiamo avuto soltanto 3 milioni di euro, su 300 edifici scolastici che abbiamo, quindi una media di 10.000 euro per edificio scolastico, e noi 3 milioni di euro li utilizzeremo esclusivamente per gli acquisti di banchi monoposto e in parte di sedie. Mi auguro però soltanto che ci sia, così come preannunciato dal governo, una riforma del codice degli appalti, che se ne andiamo in regime ordinario a fare una gara d'appalti per 3 milioni di euro, vuol dire che i banchi arrivano domani, non meno. Quindi mi auguro che ci sia una semplificazione all'interno della riforma del codice di appalti che sta discutendo il governo, affinché possiamo andare su MEPA o Consip per acquistare direttamente i banchi. Mi auguro però che le ditte fornitrici abbiano la disponibilità di questi banchi, è un problema che non abbiamo solo qui, è un problema che c'è in tutti i dati. Quindi molte volte quando si dicono delle cose che ascoltiamo in televisione sembra un libro dei sogni, ma praticamente noi lo dobbiamo realizzare in brevissimo tempo. Quindi noi sicuramente ci occuperemo di efficientare gli spazi esistenti all'interno dei nostri istituti, tant'è vero che qui c'è la dottoressa, l'architetto Marianna Pedalino, che è la dirigente dell'edilizia scolastica della città metropolitana. Da martedì partirà una task force della città metropolitana, ma non perché parte martedì. Martedì avrà solo il compito di coordinarsi per i lavori da eseguirsi all'interno degli istituti. Perché i fondi come città metropolitana li abbiamo investiti negli anni scorsi, tanto è vero che noi abbiamo oltre 10 milioni di accordi quadro da poter mettere in campo già contrattualizzati, ma perché ogni anno noi mettiamo come città metropolitana tanti fondi per l'edilizia scolastica e per la pubblica istruzione. Grazie a tutti e buona serata.